Un percorso professionale esemplare che lo ha condotto a ricoprire incarichi di grande responsabilità in campo agonistico. Provvisto di una innata capacità di generare fiducia, è riuscito a costruire un team di indiscutibile identità, rendendo ogni singolo atleta parte di un progetto collettivo vincente. Con questa motivazione, il magnifico rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, ha conferito il sigillo d'Ateneo all'allenatore della nazionale femminile italiana di pallavolo, Davide Mazzanti. Nato 45 anni fa, Mazzanti ha un palmares di tutto rilievo che, come guida tecnica in A1, comprende uno scudetto e una Supercoppa a Bergamo, uno scudetto a Casalmaggiore e uno scudetto a Conegliano. Responsabile del Club Italia, ha guidato la nazionale juniores azzurra dal 2012 al 2014 e quindi, in qualità di commissario tecnico della nazionale maggiore, ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali del 2017, la medaglia di bronzo agli europei del 2019 e quella d'oro agli europei del 2021, battendo la Serbia. È stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui la palma di bronzo CONI, il premio Enrico Balzagna, il premio Fair Play Menarini e per 3 anni il premio di miglior allenatore italiano. Per queste motivazioni l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha piacere di conferire il suo massimo riconoscimento col sigillo di Ateneo. Conosciamo appunto il raggiungimento di obiettivi molto importanti nello sport e come ho detto prima è un anno anche particolare, quindi diciamo in occasione del 20° anniversario della fondazione della scuola, prima della facoltà, adesso della scuola di scienze motorie, premiare anche un nostro laureato è una cosa che ci fa molto piacere, quindi abbiamo preso queste due cose insieme. Dopo il conferimento del sigillo d'Ateneo, Mazzanti ha pronunciato la lezione magistralis dal titolo Competere, l'arte di restare alunno. Una condivisione così era inaspettata, va oltre ogni mia previsione. È bello perché oggi ho rivisto tante persone e ho sentito tante persone e credo che sia, oltre al riconoscimento, il fatto di aver condiviso questa gioia con tutte le persone che mi hanno portato fino a qua. Visibilmente emozionato, Mazzanti ha sottolineato l'importanza di far emergere il lato umano. I supereroi non esistono, ha detto. Esistono gli uomini che vacillano, che cadono, si rialzano e imparano cose nuove. La mia storia è proprio questa. Poi il messaggio rivolto ai giovani. Credo che il talento di ognuno abbia bisogno di tempo e quindi da una parte dico ai ragazzi di avere visioni ambiziose e dall'altra parte che se non vedono ogni tanto il talento è normale e di avere pazienza. E del consiglio Bo più di cuore, perché forse è la cosa su cui ho sofferto di più quando avevo la loro età e che magari può servire di più ai ragazzi quando si mettono a confronto con la vita e magari non vedono dove poter eccellere.